Le video notizie di distribuzione moderna. Ha riaperto lo scorso 16 aprile lo storico negozio Esselunga di Milano in via Monterosa. Il supermarket è infatti il secondo negozio che Esselunga ha aperto a Milano e in Italia, inaugurato infatti il 23 gennaio 1958 con una superficie di 679 metri quadrati. Oggi si estende invece su 1021 metri quadrati e si presenta rinnovato nella struttura e nei servizi. Questo è un negozio per Esselunga molto importante, secondo negozio della nostra rete, siamo a Milano, in Viale Monterosa, piccolo negozio di circa 700 metri, oggi l'abbiamo trasformato in un negozio di più di 1000 metri. Abbiamo voluto però fare un ammodernamento nelle nostre nuove logiche, quindi soprattutto con i banchi assistiti, abbiamo inserito anche uno dei nostri nuovi asset, quello dell'enoteca, ovviamente un'enoteca molto fornita. E abbiamo anche introdotto la parte consulenziale con un sommelier. Abbiamo potenziato anche tutta la parte dei freschi freschissimi, essendo un negozio di città, è un negozio che deve dare dei prodotti anche quotidiani. La grande novità però è l'hospitality, quindi il bar Atlantic che abbiamo inserito con una metratura molto, molto generosa e abbiamo voluto dare anche due bellissimi dehors che danno nelle vie. Quindi un negozio iperammodernato, storico, nel cuore di Milano, noi ci teniamo tanto, abbiamo fatto tanto e speriamo che sia anche una soddisfazione in particolare per i nostri clienti che fedelmente ci seguono sempre. Esselunga tiene molto ovviamente al passato, al presente, ma ha sempre una grande visione del futuro. Cito un unico esempio, ma molto rilevante, molto importante, di com'è il nostro mindset, di come noi pensiamo di innovare. Abbiamo aperto nell'ex area Expo un Esselunga Lab, proprio aveva voluto dedicare un'etichetta, un marchio, un'insegna dedicata, un laboratorio di sperimentazione, perché il futuro è fatto anche di sperimentazioni, quindi i nostri modelli funzionano molto bene, ma il mondo sta drammaticamente, in un modo anche positivo, cambiando, dobbiamo sperimentare soprattutto le nuove tecnologie e soprattutto i nuovi format. Esselunga Lab è molta tecnologia, è un pagamento senza casse, anche se la cassa c'è, quindi è un'opzione, ma soprattutto è anche cobotica, quindi ci sono i cobot per la parte dell'ospitalità. È difficile da spiegare, è meglio andarlo a vedere. Però il futuro è sperimentare, guardare avanti, migliorarsi tutti i giorni, con impegno, passione e dedizione, che sono i valori di sempre di Esselunga. Quello di oggi è l'inaugurazione di un negozio che va proprio nella direzione di dare una risposta a quartieri che sono lontani dai grandi centri di vendita, per cui è un po' un ritorno al passato, ecco, negozi che possono essere, che sono supermercati, ma che soddisfano delle comunità che hanno altrimenti delle carenze. Mi sembra che Esselunga stia facendo un percorso molto virtuoso, sia di privilegiare le grandi strutture di vendita che i piccoli centri che raggiungono obiettivi diversi.